Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, Napoli torna ad ospitare Carta al Tesoro, l'originale gioco itinerante a squadre ideato da Comieco e organizzato con il Comune ed Asia. È un'occasione molto interessante eh, per trovare dei punti della città dove si svolgerà la caccia al tesoro, che ci permetteranno e permetteranno soprattutto ai concittadini napoletani di ehm, capire meglio come avviene la raccolta differenziata. Si parte infatti da una stazione ecologica dell'Asia e ehm, tutta la carta al tesoro ehm, si baserà su domande, quindi quiz, che dovranno essere risolti e che hanno come oggetto la raccolta differenziata all'ambiente e in particolare... Il far bene la raccolta di carta e cartoni, visto che il problema della qualità, cioè materiali estranei conferiti durante la raccolta, restano piuttosto alti. Sabato prossimo, 9 marzo, a partire dalle 10.30 dal centro Asia Sien, Vico Arena, la Sanità, prenderà il via la sfida a colpi di carta e cartone che vedrà i concorrenti alle prese con quiz e prove che li condurranno in diversi luoghi della città. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare, divertendo, la cittadinanza sulla corretta differenziata di carta e cartone e sono previsti in palio buoni spesa del valore complessivo di 3.000 euro per i primi tre classificati. Siamo alle punte del 40%, 38% 40%, siamo la città che sta avendo la migliore performance di carta e cartone, non a caso il Comico ci onora e noi siamo felici di ospitarli per il secondo anno con questa iniziativa molto importante. Grazie all'efficientamento fatto da Comune e da SIA e dal management che ha fatto un ottimo lavoro, noi quest'anno abbiamo già una riduzione e il secondo anno in verità che si va verso questo trend decrescente dei costi della SIA. Ma nel contratto di servizio che abbiamo appena appena varato, è prevista già la sperimentazione della tariffa puntuale. Quindi noi ci avviamo verso questa sperimentazione con dei sistemi di controllo che chi più ricicla Ovviamente paga di meno. La partecipazione al gioco è gratuita e aperta, iscrivendosi attraverso il modulo scaricabile dal sito www.comieco.org o registrandosi direttamente il giorno della gara presso lo stand di partenza del centro Asia dalle 9 alle 10. La carta al tesoro è proprio un messaggio a tutta la città, non solo a chi fa il porta a porta, perché la carta è un materiale nobile, un materiale che serve per diminuire la deforestazione, un materiale che si può riciclare tantissime volte. We'll be right <laughs> back. E quindi sicuramente noi stiamo incrementando il sistema porta a porta e arriveremo a 600.000 abitanti, ma sappiamo pure che il destino della raccolta probabilmente non è tutto sul porta a porta. Eh, dicevamo appunto la sperimentazione di quest'anno sul sistema puntuale. Il sistema puntuale al 90% delle applicazioni è sul sistema stradale e quindi i cittadini si devono abituare a fare la raccolta differenziata e dico soprattutto con sistemi tipo quello stradale che poi sono quelli più economici e che attendono possono permettere anche una riduzione importante delle tariffe.